Well, hello, my friends. Just in case you never noticed, there is a lot of food and wine on this channel. And just to mix things up a little bit for you, we're gonna have more food and wine here today. Today here with me is Christiana. We met in one of those wine tastings, and if I didn't know Christiana's name, she'd be saved in my cell phone as the taste lady. I'll let Christiana tell you why. Ciao a tutti, sono Cristiana, vivo a Roma, sono un'esperta di olio, di vino e di formaggio. Oggi vi prepareremo i pomodori con riso, che è un piatto che si può mangiare sia caldo che freddo. Spesso lo mangiamo d'estate, perché ovviamente i pomodori sono il periodo migliore, è l'estate, e ci vogliono anche tante erbe estive come il basilico, l'origano. È molto saporito e molto pratico anche per essere mangiato freddo. Ci serviranno dei pomodori tondi, il riso, carnaroli, il sale, il pepe, l'olio, delle patate, l'aglio, il basilico, il timo e tutte le erbe profumate che amate. Allora, per prima cosa tagliamo i pomodori, perché poi li dovremo riempire con il riso, per cui togliamo la prima calotta qua del pomodoro e li svuotiamo delicatamente. Quello che togliamo dal pomodoro lo conserviamo. Togliamo tutte le parti in maniera tale che diventi un contenitore per il riso. Smells great. Queste sono le erbe che piacciono a me, ho messo il timo e il basilico, che lasciano poi al pomodoro proprio dei sapori e dei profumi estivi, perché sono erbe che crescono d'estate. Le tagliamo fine fine. Ovviamente, come quasi tutte le ricette italiane, non può mancare il parmigiano reggiano. Abbondante. Allora, praticamente siamo a buon punto per la nostra ricetta. Dobbiamo praticamente soltanto unire tutti gli ingredienti che poi metteremo dentro al pomodoro. Facciamo i pezzetti piccoli all'interno dei pomodori. Potete anche schiacciarli un po' con le mani. Però un pezzettino di pomodoro nel riso ogni tanto ci sta bene, è buono. Allora adesso dobbiamo mettere il riso. Ci mettiamo circa 3 cucchiai per ogni pomodoro. Iniziamo a condirlo. Per cui ci metteremo le nostre erbe per dare quel tocco d'estate. Poi ci metteremo un bel po' di parmigiano reggiano. Un po' di pepe macinato al momento, non ci mettete il pepe già macinato. Un bel po' di olio generosi. E ovviamente l'aglio. Allora, l'aglio, per non far trovare i pezzettini che possono dar fastidio, allora potete comunque togliere l'anima, perché così è più digeribile. Cristiana, togliere l'anima, cosa significa? Togliere l'anima è la parte centrale dell'aglio, che si dice sia un po' indigesta, però vedi come viene così a crema? Per cui non si sente, dà solo sapore. Ecco qua. A posto, ci manca solo il sale. Adesso apriamo i nostri pomodori. Mettiamo prima un pochino di sale dentro ogni pomodoro, in maniera tale che sia già saporito il pomodoro, che sia buono già da solo. E poi ci mettiamo anche un po' di olio. L'olio extravergine di oliva è proprio una medicina. Quando l'olio è buono
è proprio un toccasana. Cosa significa? Un toccasana è una cosa proprio che ti fa bene, che ti fa stare bene, che ti guarisce da tutti i mali. Gli antichi romani lo usavano proprio come medicina. Tanto ti diverti. Poi questi vengono proprio carini carini, sono simpatici da portare a tavola, sono delle monoporzioni. La patata, buona. Qui adesso vedete che c'è un po' di vuoto, ci mettiamo le patatine perché le patate arrosto sono sempre buone e piacciono a tutti. Per cui sbucciamo le patate, poi ovviamente le dobbiamo lavare, le tagliamo a pezzi e le infileremo in mezzo ai pomodori, poi non ci resta che metterle al forno. Ed è un piatto simpatico, colorato, che piace a grandi e bambini. L'abbiamo lavato le patate, adesso le facciamo a pezzetti. Questo è un piatto che faceva tanto spesso mia nonna. D'estate era un piatto che non mancava mai. Adesso le condiamo prima qui, in maniera tale che siamo sicuri che siano tutte saporite. Olio. E pepe. Così siamo sicuri che tutto venga insaporito. E poi lo mettiamo qui in mezzo. Ok, adesso in forno. Dovete usare pomodori né tanto piccoli né troppo grossi, più o meno ci devono entrare almeno 3 cucchiai di riso, tenendo presente che il riso è crudo, per cui assorbirà tutta l'acqua che c'è nel pomodoro, per cui verrà sicuramente molto saporito. Buonissimo. E quando la calottina sarà un po' croccante, sono pronti. Eccoci qua, i nostri bei bambolini. Possono mangiare sia caldi che freddi. La cosa buona è che il riso dentro è morbido, ma fuori è croccante. So guys, let me know in the comments below if you'd like to see more of these Roman recipe videos. See you next time.